Allora ragazzi, andiamo, trasferiamoci a Cassino, dove in un'intera palazzina alcuni comprano la casa e negli anni successivi c'è un'invasione di immigrati. Chiamiamo la signora Domenica, incazzata come una bestia, ha mandato una lettera a Salvini, intervieni qui per risolvere la cosa. Chiamiamo, vi prego, chiamiamo, voglio capire che succede in una palazzina. Messaggio per gli ascoltatori all'ascolto. Questa trasmissione si chiama Fuori dal Coro Radio Live Show. Pronto? Sì, Domenica? Sì? Buonasera, Radio 24, come stai? Bene. Senti, vorrei che mi spiegassi un po' qual è la situazione, come state vivendo questa nel quartiere, nelle vostre case, una situazione che mi sembra drammatica da quello che leggo, da quello che ascolto, o no? Sono due anni e mezzo che sto qua, è un incubo, è un incubo. Ecco, ma com'è nato tutto? Tu hai comprato questa casa, hai fatto un mutuo 2-3 anni fa, giusto? Sì. E da quel momento in poi? Allora, noi quando siamo venuti c'erano, sì, però erano pochissimi. C'erano chi, tu dici, gli immigrati? Gli immigrati c'erano, però erano pochissimi. Sì. Poi passando un po' di tempo si è riempito proprio il palazzo, perché questa è una palazzina che ha 5 piani. Sì, ma dov'è? A Cassino dove? È dietro il carcere. Cassino, insomma, in città? Sì, sì. Quanti siete, diciamo, non immigrati lì, italiani? 9. 9, e gli altri? Tutti. Loro sono 70. Cioè 9 persone e loro sono 70. Sì. Dunque all'inizio quando siete arrivati sono in pochi. Dopo chi è che li ha messi là dentro? Com'è che sono le cooperative arrivati? Le cooperative. E da quel momento in poi che è successo? È diventato un incubo, perché sta diventando invivibile qua. Cioè in che modo? Spiegami bene. Allora loro, ti dico, mi lanciano le bottiglie di birra dai piani. Mamma. Ti sputano. Cioè loro sputano e buttano giù. Cioè, fumano e ti buttano le sigarette. Oppure quando capita che loro fanno il Ramadan, è capitato che hanno ammazzato animali. Hanno ammazzato animali? Qua. Così prendono animali e li sgozzano. Chiamare la polizia. L'ho chiamata la forestale, sono venuti. E che hanno fatto? Che ne so, ma niente, perché quello che l'ha fatto sta ancora qua. Cioè, a loro non gli fanno niente, qualsiasi cosa fanno, loro rimangono sempre là. Se lo facciamo noi una cosa del genere, arrestano. Questi rimangono qua. Scusa un attimo, poi. Chi è quello? Chi c'è là? Chi è che parla? Ci sono gli altri vicini di casa. Passami quel signore là, che era un attimo esagitato. Chi era quello là? Sì, quello che chi era? I giornalisti sono. Con chi parlo? Con Antonio. Antonio, che succede lì? Sei incazzato nero? A forza, qua sputano per terra, buttano i ferri, la volta un ferro in testa mi stava andando, un macello, è troppo sporco qua. Un ferro in testa, addirittura, chi ti ha tirato? Uno di questi qua immigrati? È immigrato, la dota una bottiglia, la dota su una signora la sigaretta accesa. Ma scusa un attimo, che ho letto da qualche parte che fanno pure sesso un po' nei corridoi, dov'è che succede? Quello. Il sesso li fanno sopra e buttano tutta la roba sopra quest'altra casa a fianco, tutti i preservativi e sta roba. Ma sesso tra di loro oppure ci sono prostitute, puttane, eccetera? Ma a me quelle faranno, perché sono tutte nere che stanno a quarto piano. Hai capito, Parenzo? Cioè qui è la storia di una palazzina. Loro hanno ragione. Ma tu nei confronti degli immigrati, cosa provi nei confronti di questi signori immigrati, amico mio? Non ci trovo niente, ma sono troppo sporchi. Si lavano sotto, mezzo, sopra il barcone, uno schifo fanno. Cioè dove si lavano, scusa? Dove si lavano poco, caro David? Sopra il barcone. Beh, questo anche tu ti lavi poco, quindi non mi stupisce la cosa in generale. Ma scusa, questa è povera gente che ha ragione, cioè queste persone qui che vivono in questi quartieri popolari sono abbandonati dallo Stato, lì dovrebbe andarci il comune. Ma la polizia che dice? Perché non avete chiamato? Polizia, carabinieri? Deve venire lo Stato. Ha venuti i carabinieri, ma i carabinieri non vanno niente. Cioè le persone, lui ha ragione, le persone non vanno abbandonate, non è integrazione questa, va mandato il mediatore culturale, vanno fatte. Mediatore culturale, ma vanno spiegate le nostre regole a queste persone. Tu lei lo sa che cos'è un mediatore culturale, signora? Ma lui non deve saperlo. Questi qua lo sanno dove devono stare. Dove? Solo al paese loro, mezzo le baracca a dormire per terra, un coppa la sabbia. Cioè tu dici che alla fine non si possono integrare, alla fine sono... No, è difficile. No, è ma difficile, si possono integrare, solo che sono stati messi lì e abbandonati da tutti. Ma non c'entra, che non mai con noi, perché è chiaro che
lei è arrabbiato. Io la capisco, sarei arrabbiato anch'io. Ma non è arrabbiato, perché qua vengono tutte manere, vengono le drogate, qua non si capisce niente più. È difficile. Passami un po' la signora Domenica, che ha scritto una letterina, mi sembra, una letterina a signor Salvini. Pronto? Scusi, signora Domenica, ma dov'è che scopano, scusi se utilizzo questo termine, dov'è che fanno... Allora, loro fanno, quasi prostituiscono. Sì, si prostituiscono. Qua. È molto e loro fanno quello che fanno e ci buttano tutto. Io ho trovato sopra casa mia, perché poi da sopra scendono giù, una trentina di preservativi e, scusate il termine, i fazzoletti con lo sperma che si sono puliti e buttate così. Droga? Ne circola? C'è pure la droga. Allora, questa è la storia di questo condominio. Avete scritto, la storia incredibile di questo condominio, avete scritto una letterina a Salvini come a Babbo Natale. Sì, cosa sì. chiedi a Salvini tu, cara Domenica? Che chiedi? Io allora, se lui potesse venire qua, guarda, sarebbe il top, ma tanto non fa niente, deve dirlo al sindaco. Il sindaco deve convocare le coperture. Sì, allora, Salvini, intervieni lì, vai in tanti posti, interveniamo in questo luogo. Fa la sua, il suo saluto e poi se ne va, che è quello che piace che a voi. Io veramente ci credo in Salvini, perché almeno ho visto che lui qualcosa sta facendo. Sì. Tu chi hai votato alle elezioni scorse? Chi hai votato le scorse? Io la Lega, il Comune, sono 2 anni che vedono la mia faccia là. Non è successo un cazzo. Mi hanno preso per il culo per 2 anni. L'ultima volta sono sbottata, ho fatto un macello là dentro, perché ho detto, se voi a casa mia, le ho detto, succede qualcosa, a me e la mia famiglia responsabili sarete ma voi. Ma questo è un esempio detto. Di cattiva comunque, amministrazione, allora, non c'entra aspettate un attimo. Scusa se vi interrompo. Quando ho scritto io la lettera, allora la lettera per conoscenza l'abbiamo mandata al prefetto e a prefetto Giordano, sicuramente loro l'hanno saputo. Come mai il giorno dopo sono venuti? Vede che i canali ufficiali l'hanno usato. Ha risposto. E io che devo fare? Devo pulire? Vabbè, comunque. Ma tu sei proprio un cretino. Comunque, signora Domenica, vediamo se Salvini farà sta comparsata, perché comunque è importante avere il ministro dell'interno. Lo farà, ma ministro che dell'interno per voi? che viene lì. È importante per cosa? Per le telecamere? O no? Io voglio che lui viene, cioè prende la situazione di polso, perché l'unico che può fare qualcosa. Questi qua vanno qua. Cacciati, vanno cacciati. Le vostre sì, case assolutamente, vanno cacciati. Perché non è. Guarda, non sono razzista, però tutto c'ha un limite. Cioè noi anche se noi li riprendiamo a questi, sai che fanno? Ti fanno la risata in faccia. Ma che cazzo gli frega? Arrivederci Domenica, ciao, avanti tutta, mi raccomando, si resiste comunque, resistiamo. Spero. Avanti tutta, ciao.